Eccoci, ciao. Eccoci, ciao, ciao a tutti. Ciao. Allora, io stavo introducendo un po' di cosa parleremo oggi. Aspetta che sono uscito fuori schermo, ora mi abbasso un po'. Ok, dicevo di cosa parleremo oggi e delle mascherine. E spiegavo anche per chi dovesse ancora non conoscerti chi sei, che tu sei un supervisore scientifico di Fondazione Umberto Veronesi, ma sei insomma una divulgatrice scientifica straordinaria e parli moltissimo spesso di biologia. Tu prima ti occupavi di più di ricerca proprio, ora ti sei dedicata maggiormente alla divulgazione. E in questo periodo sei stata assalita perché hai fatto un video su come utilizzare le mascherine e praticamente hai ricevuto miliardi di domande e ci hai fatto la gentilissima cortesia di dedicare un po' di spazio anche a noi. Quindi innanzitutto ti do il benvenuto qui. No, grazie a voi per l'invito e sei sempre troppo gentile, nel senso che io alla fin fine ho solo pensato, guarda un po', stanno introducendo gli obblighi di mascherine in giro. Condividiamo un tutorial per, diciamo, aiutare le persone a metterle al meglio, a usarle al meglio e non ne ho trovato nessuno. Quindi, banalmente, sabato mi sono girati 5 minuti, ho detto: ma senti, allora lo faccio io, cioè qua non è possibile che le persone siano obbligate a usarli e non gli venga detto nulla su come fare. Non pensavo di, diciamo, riscuotere tutta questa attenzione, evidentemente effettivamente non si trovavano in giro. Io quelli che ho trovato erano tutti in inglese, almeno fino a sabato, magari adesso qualcosa sta iniziando ad uscire. Comunque l'importante è il risultato, nel senso che effettivamente si fa presto a dire mettiamo tutti la mascherina, mettiamo tutti i guanti, in realtà è una cosa molto meno scontata di quello che potrebbe sembrare mettersi su un cencio davanti alla Oh, bocca. bene, ora Bisogna. vedremo proprio la dimostrazione pratica. Io immaginando questa scena mi sono sentito un po' Barbara D'Urso perché immaginavo, no, che ti chiederò di mettere questa mascherina così. Però prima di arrivare, in effetti, noi stavamo spiegando bene il problema, cioè che si crea una sorta di effetto airbag, cioè mi Esatto. sento protetto perché indosso i guanti piuttosto che perché ho una mascherina, e questo magari mi fa stare troppo vicino a un'altra persona perché se ho la mascherina allora mi posso avvicinare, piuttosto che magari, non lo so, siccome ho i guanti non mi lavo le mani e magari mi tocco il viso lo stesso perché sto sovrappensiero, perché poi il problema è che un conto è una persona come te che facendo la ricercatrice sei stata in laboratorio per anni, quindi sei addestrata ad utilizzare questi dispositivi, così come i sanitari. Un conto sono delle persone che non li hanno mai utilizzati nella loro vita Esatto. e quindi, oh, porca miseria, capita che uno si distragga un attimo, cioè è totalmente umano. Capita anche Penso ai che. ricercatori e ai medici, tra l'altro, Esatto, quindi capita a tanto voi più. addestrati, figuriamoci a chi non li ha mai utilizzati. E quindi cerchiamo innanzitutto di capire questi dispositivi come vanno utilizzati e poi cercheremo di capire come disinfettarli, perché lì è tutto un altro tema, perché in realtà questi sono dei dispositivi monouso e solo per l'emergenza noi li stiamo Assolutamente. riciclando, quindi poi dobbiamo capire bene come utilizzarli. Però innanzitutto io direi andiamo a bomba come si usano queste mascherine. Allora, io qui facevo vedere prima, ho la mascherina che ho usato anche nel video, perché io, come molti altri, questa ho e non ne ho altre, visto che non prevedevo di averne bisogno. E questa è una mascherina chirurgica. Adesso non si vede bene perché ho il riflesso del sole. È fatta di tessuto non tessuto, diversi strati, e serve appunto ad evitare che le goccioline che io emetto parlando, starnutendo, tossendo, arrivino oltre la mascherina a colpire chi sta davanti a me. Quindi, diciamo, il video che ho fatto tutorial è con questa mascherina. Stesse disposizioni varrebbero di sicurezza per mascherine meno standard, come quelle di cotone fai da te o che si trovano in giro, magari che non hanno ancora la certificazione, perché con il decreto Cura Italia è stato ammesso il commercio e la realizzazione anche di mascherine che ancora non abbiano il marchio CE, quindi l'autorizzazione, il test dietro che fa vedere che funzionano, proprio perché siamo in emergenza e abbiamo bisogno di usare qualsiasi cosa per coprirci il volto. Detto che appunto ci sono molti dubbi sull'opportunità di farlo per quello che dicevi tu. Quindi diciamo la mascherina
Va messa innanzitutto con mani pulite, quindi la prima cosa da fare è lavarsi le mani. Prima ancora di lavarsi le mani, se si hanno i capelli lunghi come me, sarebbe meglio legarli, lo dicevo anche nel video, ed è una cosa che facciamo anche sempre in laboratorio per evitare di toccarsi, perché tutti noi ci tocchiamo il viso continuamente, non ce ne rendiamo neanche conto. Io l'altro giorno volevo giusto mettermi a fare un esperimento, poi ho perso pure il conto di provare a fare attenzione a quante volte mi tocco il viso durante una giornata infinite. Per cui dobbiamo metterci nelle condizioni più favorevoli possibili del non dover toccarci la faccia. Quindi qualsiasi cosa ci dia fastidio, capelli, orecchini, cose diciamo strane, sarebbero da eliminare prima di uscire. Ci si lava le mani e le si lava per diversi secondi. Nel video ho detto 20-30, in realtà le autorità consigliano anche più a lungo, anche 40-50 secondi, facendo tutti i movimenti che penso abbiamo visto tutti almeno una volta in questi giorni, quindi tutti i movimenti che servono per fondamentalmente passare ogni superficie della mano, anche tra le dita. Fatto questo, si prende la mascherina. Se è una mascherina che ha il ferretto cucito in una delle due parti, si tiene il ferretto in alto, perché il ferretto serve ad adattare meglio la mascherina al setto nasale. La si apre a ventaglio, se è fatta così, perché così diamo l'alloggiamento per il naso. La indossiamo, adesso io non ho legato i capelli, ma comunque sulle orecchie, e si fa del proprio meglio per adattarla sotto al mento, in modo che non ci sia uno spazio sotto al mento, e sopra sul naso, come dicevamo. Se è troppo larga, se ci si accorge che è troppo larga e non hai i legacci per legarla dietro la testa, che servono appunto per adattarla al meglio alla conformazione della propria testa, si possono accorciare gli elastici. Cioè, si deve, e questo è molto importante, la cosa più importante della mascherina è adattarla bene al volto in modo che non balli. Perché se balla va a finire che ce la tocchiamo continuamente, dopo un po' ci dà fastidio, magari anche la leviamo o la abbassiamo perché non ne possiamo più, diventiamo pazzi, e poi rischia di andarci anche negli occhi. Quindi prima di uscire di casa con le mani ancora pulite, la cosa migliore è adattare al meglio possibile la mascherina sul proprio volto. E chiudere gli spazi sopra e sotto, perché ovviamente noi quando tossiamo e starnutiamo rischia che queste goccioline, al di là dell'andare in maniera orizzontale rispetto alla nostra bocca, escano anche dagli altri lati. Fatto questo, allora io sarei per il non indossare i guanti. Faccio questo coming out. Secondo me i guanti servono per i clinici che hanno bisogno ovviamente di avere a che fare con i pazienti e magari anche toccarli nelle loro mucose, e per chi fa dei lavori per cui dovrebbero lavarsi, si dovrebbe lavare questa persona le mani ogni 2-3 minuti. E quindi ovviamente lì c'è una giustificazione. Se non c'è un obbligo nel luogo in cui si risiede di indossare i guanti, secondo me basta e avanza una corretta igiene delle mani. Anche perché indossare i guanti non ci esenta dall'avere la stessa identica igiene delle mani. Cioè bisogna lavarsi le mani prima e dopo esattamente nella stessa maniera, se noi abbiamo i guanti o meno, e non toccarsi il volto mentre siamo fuori. Quindi, se non desideriamo mettere i guanti, se non ne abbiamo bisogno perché c'è un obbligo, non li indossiamo. Altrimenti, dopo indossata la mascherina, bisogna rilavarsi le mani e indossare i guanti. Se si deve prendere la macchina, cose di questo genere, meglio indossare i guanti poco prima di entrare al supermercato o dove dobbiamo andare, perché ovviamente poi noi tocchiamo il volante, le chiavi della macchina, tutte altre cose che ovviamente se noi siamo asintomatici e positivi potremmo aver toccato, e quindi stiamo con le mani scoperte finché non arriviamo dove dobbiamo arrivare, dopodiché magari ci passiamo una soluzione idroalcolica, un gel disinfettante per le mani e indossiamo questi famosi guanti. Quando siamo fuori e abbiamo queste due cose, non le dobbiamo togliere, perché io non so voi, ma al supermercato si vedono solo persone che hanno la mascherina sotto il naso, sotto il mento, sopra la testa, penzoloni di lato. Cioè, la moda in primavera e estate di quest'anno è mascherina personalizzata in 20 modi diversi. No, la mascherina deve stare coprendo il naso e la bocca dov'è finché non siamo tornati dentro, e non bisogna toccarla, ovviamente. Stessa roba per i guanti, finché dobbiamo. Siamo nel luogo dove dobbiamo essere, supermercato, farmacia o quel che l'è, non li si toglie, li si toglie quando si è finito e basta. E li si toglie poi in una maniera particolare, anzi li indosso così poi magari faccio anche vedere come si tolgono. E
Sì, no, ti volevo chiedere una cosa riguardo l'adesione della mascherina al volto. Mi chiedevo così, ma la barba, per esempio, per i maschi, perché dicevi, ma le donne devono legare i capelli o chi li allunghi, e i maschi con la barba? Ecco, la barba è un punto effettivamente interessante da tirare fuori perché se si ha una barba che non sia proprio quella di pochi millimetri, di un giorno o due, rischia effettivamente di diminuire l'adesione della mascherina al viso e quindi di far passare dell'aria. Quindi, le istituzioni che parlano di mascherine consigliano di o fare in modo che la barba stia tutta all'interno della mascherina e che quindi la mascherina poi tocchi in punti dove non c'è la barba e quindi riesca ad aderire al volto, oppure di regolare la barba se uno se la sente, se non ha voglia di tenersela Quindi, bella folta. per esempio, per dare un esempio, proprio un riferimento, la mia barba è eccessiva, ecco, per mettere una mascherina. Perché? Sì, diciamo che sarebbe già abbastanza lunga, E beh, è una effettivamente. barba di una settimana, diciamo, più o meno, quindi Cioè, esatto, perfetto. l'idea è che se ti metti la mascherina addosso e vedi che non aderisce bene alla pelle, vuol dire che comunque c'è un passaggio d'aria. Detto che comunque la mascherina non è mai perfettamente aderente perché, Vabbè, vedi, chiaro, è chiaro, l'idea è quella di assolutamente. minimizzare le uscite, ma la mascherina in sé, a meno che non si tratti di una mascherina filtrante, poi magari vediamo le diverse tipologie, le FFP famose, che sono molto più aderenti al viso, sono quelle che fanno proprio i segnoni, a meno che non si tratti di quelle, di solito un po' di spazio c'è comunque. Quindi Ok. si cerca di fare del proprio meglio, ma diciamo nelle possibilità. Riguardo la mascherina da scegliere, se posso farti questa domanda, allora ci hanno veramente confuso in una maniera assurda e le chirurgiche, quelle che proteggono te, quelle che proteggono l'altro, e quelle con la valvola che emettono il virus ma non gli entra, e quelle che ti entra ma non gli esce. Insomma, una roba tremenda. Ci puoi fare una panoramica per capire poi, eventualmente dovessimo decidere di indossarle, quali dobbiamo scegliere? Allora, desideri che faccia questa panoramica con la mascherina o me la tolgo perché vi Ah, no, no, come inquieto? sei Perché... comoda tu, per me puoi toglierla tranquillamente, Allora, figurati. me la sto togliendo con i guanti, voi toglierete sempre prima i guanti e poi la mascherina. La tolgo solo perché mi sembra di essere un po' Paperinik con questa cosa Ecco, davanti. intanto però vediamo come l'hai tolta prendendola dagli Esatto, elastici, allora che sono la si molto toglie importanti. sempre, la rindosso giusto per far vedere, io ce l'ho sulle orecchie, la si prende sempre dagli elastici, mai Certo. da altri punti, dagli elastici che tendenzialmente sono la parte più pulita della mascherina. E poi quando la si ripone si cerca comunque di tenerla per gli elastici e di non andare a toccarla in altri punti. Allora, dicevamo, le mascherine, effettivamente il grande caos che c'è sulle mascherine deriva, ecco, io mi sto già toccando i capelli con i guanti, tanto per intenderci. Io mi sto toccando in faccia da mezz'ora, ma Sì, pure perché poi la scritto. volta in cui dici non toccarti la faccia è la volta in cui ti tocchi la Sì, faccia in tutte le sicuro, maniere, sicuro. sempre. Assolutamente. Però ho lavato le Esatto. mani, ecco. Sì, no, anch'io lo lavate, gli amici a casa lavino le mani prima di toccarsi, no, scherzo. Dicevamo, il grande caos sulle mascherine deriva dal fatto che appunto esistono milioni di tipi diversi di mascherine, varianti varie di mascherine e produttori di mascherine. E poi anche le fai da te, che ovviamente sono fatte in altri mille modi, con ovviamente diversi risultati. Le mascherine ad uso sanitario sono di questi tipi: la chirurgica, che è la più basic di quelle sanitarie, che è appunto fatta di tessuto non tessuto, e serve a schermare, a proteggere chi sta davanti a te dalle tue esalazioni. Quindi non protegge te, o perlomeno non protegge tanto te, un minimo di protezione te la dà perché è comunque una barriera fisica, ma l'idea è di proteggere gli altri. E questa è la basic, diciamo, quella che tendenzialmente, se ce ne fossero abbastanza per tutti, sarebbero consigliate per la cittadinanza. Lavora in ospedale a contatto con pazienti, dovrebbe per lo più utilizzare altri tipi di mascherine, soprattutto se sa di essere a contatto con pazienti potenzialmente positivi, e sono le famose mascherine filtranti, le FFP1, 2 o 3. Per uso sanitario, in caso di rischio di contagio, si consigliano o le 2 o le 3, perché le 1 hanno un potere filtrante un po' minore e quindi si usano per lo più magari in ambito di cantieri edili o di preparazione di cibi, quindi in questi ambiti non esattamente sanitari, in cui comunque una certa protezione ci vuole, ma non, diciamo, non così rigorosa come quella che ci vuole un reparto di isolamento.
Le 2 e le 3 si tratta di mascherine, come anche la 1, che proteggono la persona dietro la mascherina e non, o meglio, non sempre la persona davanti. Dico non sempre perché queste mascherine esistono tutte e tre in diverse tipologie, cioè con una valvola per emettere l'aria espirata o senza valvola. Nel caso in cui ci sia una valvola, noi non stiamo proteggendo la persona davanti, perché ovviamente la nostra aria passa fuori. Esistono anche le versioni senza valvola e quelle proteggono sia la persona che le indossa che le persone davanti. Quindi quelle sono le versioni più preziose in assoluto per i nostri sanitari, quelle che veramente dovremmo metterci una mano sul cuore e lasciare a loro perché, appunto, posto Infatti che in ce lo questo scrive periodo. Claudia, che è medico, scrive: per favore Ecco. dite di lasciare a Sì, noi no, sanitari. questo mi sento di sottolinearlo anch'io, ce ne sono molto poche, costano tanto e sono difficilissime da trovare sul mercato. A noi generalmente non servono perché noi non abbiamo questo contatto stretto gli uni con gli altri, tantomeno con persone positive tendenzialmente, mentre i nostri sanitari rischiano veramente la salute e soprattutto spesso sono contagiati loro stessi e rischiano di contagiare altre persone. Quindi è importantissimo che ci sia una barriera che scherma sia loro che le persone davanti. Certo. Questo mi sento di dirlo. E tra l'altro sono anche mascherine particolarmente scomode perché filtrano molto, specialmente quelle senza valvola di esalazione, si fa fatica a respirarci dentro. Quindi se le indossiamo noi che non siamo abituati, rischiamo, magari, a parte di non indossarla magari bene perché ci vuole molta attenzione, ma al di là di questo di non sopportarla facilmente, di volercela calare dopo poco perché non riusciamo a respirare bene. Quindi queste, diciamo, sono le diverse tipologie che hanno diversi gradi di efficacia e anche diversi gradi di reperibilità a questo punto, perché giustamente le FFP sono andate a ruba e adesso purtroppo non ci sono neanche nei luoghi dove ci dovrebbero essere, ecco. Assolutamente. Quindi, diciamo, facendo un piccolo recap, intanto abbiamo visto come mettere la mascherina e abbiamo detto che la prima cosa in assoluto è lavarsi le mani, perché se tocchiamo la mascherina con le mani sporche l'abbiamo contaminata ed è proprio Eh inutile che sì. la mettiamo. Allora, tanto vale la sciarpa e via. Quindi, prima cosa, dobbiamo lavare le mani. Dopodiché dobbiamo stare attenti, noi maschi, alla barba che non sia troppo lunga perché altrimenti non serve a nulla perché la mascherina deve aderire al viso. Le donne o chi ha capelli più lunghi è opportuno che li leghi in modo tale che non debba toccarli, eccetera, eccetera. A quel punto mettiamo la mascherina e dobbiamo farla aderire perfettamente al viso, regolando anche la parte sopra il naso, e dopodiché, quando si esce, non si deve mai più toccare la mascherina, mai più togliere, finché Esatto. non la toglieremo prendendola per gli elastici e non da davanti, da dentro, Da quelle robe sotto, da lì. sopra. Per quanto riguarda i guanti, ci hai spiegato che hai fatto coming out contrari ai guanti, perché comunque in ogni caso dobbiamo lavare le mani e quindi tanto Sì. vale non metterli. Però se uno Sì. volesse metterli, una cosa che magari potremmo far vedere è come si tolgono. Esatto. Allora, prima di far vedere questa cosa, faccio un piccolo Sì. inciso per aggiungere a quello che dicevi tu delle Sì. attenzioni su capelli, barba, Sì. eccetera, prima di indossarla. Visto che tu indossi Sì. gli occhiali, c'è anche la questione occhiali, perché spesso chi Giusto. indossa la mascherina si lamenta che si appannano gli occhiali. E quello è un Sì. altro motivo di toccarsi spesso la faccia, perché ti sistemi gli occhiali, cerchi di toglierli, di pulirli, eccetera. Un trucco che ho letto in giro cercando di rispondere a voi poveri che avete gli occhiali e vi trovate in questa situazione è quello di cercare di lavare gli occhiali con acqua e sapone prima di indossare la mascherina e di lasciarli asciugare senza passarli con un panno né niente, perché il sapone che rimane, le molecole di sapone che rimangono sulla lente, dopo questo passaggio, tendono a Facci si dice che in gergo tecnico che riducono la tensione superficiale. Cosa vuol dire? Aiutano le molecole di acqua a spargersi in maniera regolare sulla superficie della lente, non creando le goccioline di condensa. Quindi di fatto ci aiutano a vedere attraverso il vetro anche dove esserci un po' di vapore così. Perfetto, interessante. Alternativamente esistono anche delle soluzioni disappannanti, quindi se proprio questo non funziona, dobbiamo tenere la mascherina tante ore, dobbiamo stare fuori tante ore, si può provare con qualcosa di più professionale. Dicevamo i guanti, torniamo a Sì. noi. Allora, questo è il modo in cui lo tolgono, diciamo, le persone addette ai lavori.
che è comunque molto utile secondo me, se voi vi sentiste imbranati, non ce la fate, non vi ricordate come si fa, va bene anche togliersi in una maniera più comoda, l'importante è lavarsi molto bene le mani dopo, quindi niente di irreparabile se non le si toglie così. Comunque tendenzialmente se pensiamo siano molto sporchi, li si pinza qua dal collettino del guanto, si tira in modo da, diciamo, sfilarlo senza contaminarsi e poi con la mano libera si infila il dito sotto l'altro guanto e si tira sfilandolo. E una cosa che volevo dire dei guanti, a quel punto, quando li abbiamo lì, se proprio non ne abbiamo altri, possiamo tenerli. Tendenzialmente quelli veramente sarebbero da buttare perché i produttori consigliano di non lavarli perché i saponi, gli oli, le creme e queste altre cose, e anche i solventi in parte, tendono a diminuire la loro resistenza e la loro impermeabilità. Quindi non ti garantiscono più la stessa capacità di protezione rispetto a un guanto nuovo. Per questo sono usa e getta e non riutilizzabili. Chiaro che in questo periodo, visto che c'è l'obbligo e magari uno non ne ha più di un paio a casa, li si può tenere, li si mette fuori all'aria, magari li si passa una volta con l'alcol, si cerca di eliminarli però almeno dopo un paio di utilizzi perché veramente se no non ha senso. Cioè piuttosto è meglio lavarsi le mani a quel punto e basta. Bene, molto chiaro. A questo punto, però, diciamo, abbiamo indossato correttamente la mascherina, i guanti, siamo usciti, abbiamo fatto la spesa, torniamo a casa, li togliamo correttamente. Adesso abbiamo due quesiti. Uno, dove li mettiamo? Posto che non li buttiamo. Uno, dove si mettono? Due, come si sterilizzano per poterli riutilizzare? Allora, non c'è un'indicazione precisa sul dove mettere tanto la mascherina quanto i guanti. C'è chi consiglia di metterli fuori al sole. Voglio rimarcare che questo va bene, nella misura in cui serve per asciugarli bene, nel senso che ovviamente noi li indossiamo magari per un'ora, per 2 ore. O di meno, insomma, però può succedere con il caldo di bagnarli con il respiro, con il sudore e così via. Vanno ovviamente asciugati bene prima di essere riposti per evitare, insomma, batteri vari che proliferino. Il sole, alcuni dicono, va bene perché sterilizza. Non è vero, nel senso che è vero che il sole emette dei raggi UV, ma emette dei raggi soprattutto nel campo dei raggi UVA e UVB. Soprattutto UVA tra questi due, e sono raggi che non sono abbastanza forti per avere un potere, diciamo, disinfettante. I raggi veramente E diciamo UV, meno male, tra l'altro, sì, e perché meno sta male, perché se no i UV. batteri che ci ricoprono, anche buoni, nonché le nostre cellule, sarebbero tutte quante danneggiate, ovviamente. I raggi più potenti, gli UVC, sono fortunatamente filtrati dall'ozono. E quindi esistono delle lampade specifiche che emettono gli UVC che, ad esempio, in laboratorio o in ospedale o, per esempio, in luoghi come le estetiste che devono sterilizzare le forbicine, le lamette, piuttosto che nei ristoranti per l'acqua microfiltrata, eccetera, esistono delle lampade che servono proprio a questo scopo. Difficilmente ce l'abbiamo a casa. Quando sentite di lampade delle estetiste, non sono quelle degli smalti, per intenderci, perché anche lì noi ci mettiamo la nostra manina sotto, dobbiamo evitare che, insomma, ci danneggiamo le unghie pur di farci lo smalto. Quindi quelle cose lì non servono. Dicevamo, quindi va bene all'esterno se uno ha un balcone, una finestra dove può metterli, altrimenti va bene anche all'interno, anche perché c'è chi, tra le domande che mi sono state fatte adesso in questi giorni, mi ha detto: ma all'interno magari se la si lascia lì si rischia che il virus vada in giro. A dire il vero, ad oggi non c'è una prova del fatto. Allora, sicuramente il virus da solo nell'aria non va, va comunque veicolato da delle gocce di qualcosa, quindi se la mascherina è asciutta tendenzialmente non dovrebbe succedere. Ma al di là di questo ci vuole un colpo di vento, qualcosa che sposti questa umidità, questa gocciolina. Quindi la si mette in un luogo riparato, aerato, ma non, diciamo, dove la cosa possa andare in giro, e non si deve avere troppa paura che questo virus vada in giro nel momento in cui noi non tocchiamo la mascherina, non la facciamo toccare ad altri, quindi un luogo comunque riparato della casa dove sappiamo che non la va a toccare nessuno. Quando la mascherina asciutta la si può, volendo, anche riporre dentro un sacchetto, quindi va bene anche, diciamo, metterla in un luogo chiuso.
finché non la si debba usare di nuovo. Io consiglio di lasciarla in posa, cioè a riposo, per 3-4 giorni almeno, nel senso che è stato visto che questo virus rimane sulle superfici, resiste sulle superfici per diversi giorni, quindi più si lascia, si aspetta, per utilizzare di nuovo la mascherina e i guanti eventualmente, più sappiamo che l'eventuale carica virale si abbatte, perché il virus fortunatamente nel tempo si degrada da solo, la sua capsula di proteine si degrada nel tempo e quindi fortunatamente si leva dalle scatole da solo. A proposito dei metodi di disinfezione, di pulizia, Sì, se ne leggono di ogni, non so se avete notato, se ne esatto, vedono anche assolutamente. di Cioè, abbiamo ogni. sentito che queste mascherine Sì. praticamente vanno lavate e disinfettate con tutto. Cioè, Sì. quella del ce n'è una che praticamente spiegano che l'alcol va fatto evaporare, la mascherina deve essere colpita sopra, altre che ce lo devi spruzzare, altre che ci devi immergere la mascherina con l'alcol, il Napisan, la lavatrice. Insomma, ci fai chiarezza anche su questo, ci Allora. racconti come dobbiamo fare. Ecco, è difficile fare chiarezza nel senso che qui sembra che ognuno dica la sua e anche organi istituzionali adesso stanno cominciando a consigliare diverse cose, alcuni diversi dagli altri, quindi veramente un gran caos. E questo caos deriva dal fatto che questi sono dispositivi usa e getta che non sono mai stati testati nel loro secondo riutilizzo. Per cui di fatto anche i produttori stessi non ti dicono nulla nella scheda prodotto riguardo a una possibile tecnica di pulizia di disinfezione. Questo fa sì che di fatto tutte le tecniche che si vedano in giro adesso, dalla pentola con la mascherina appesa ai vapori di alcol, la spruzzata di alcol, sono tutte tecniche fai da te che non hanno uno studio dietro che mostri che sono A, efficaci, B, non dannose per la mascherina. Quindi tutti procedono un po' a buon senso. Il buon senso vuole che il virus sia sensibile all'alcol, quindi molti dicono spruzzare la mascherina con l'alcol o metterla a contatto con i vapori dell'alcol. In realtà questo non si sa se è sufficiente per eliminare il virus, ma soprattutto non si sa se danneggia lo strato filtrante della mascherina. Questo nel caso della chirurgica, tanto più nel caso delle mascherine FFP2 e 3. Perché? Perché le mascherine FFP2 due o tre, non hanno solo la capacità di una barriera fisica filtrante, quindi la mascherina in sé, ma anche una barriera elettrostatica, cioè sono cariche elettrostaticamente. Questo vuol dire che se noi le mettiamo a contatto con un solvente, la carica rischia di andare, diciamo, a remengo. E tra l'altro, aperta parentesi, queste mascherine, proprio perché hanno questa carica, di fatto sarebbero efficaci nella loro opera di filtro per massimo 8 ore tendenzialmente di utilizzo. Assolutamente. Quindi queste mascherine qua, tra l'altro, finite quelle 8 ore, in teoria non sono più così efficienti, cioè rappresentano comunque una barriera fisica, ma non sono efficienti come dovrebbero esserlo appena scartate, e andrebbero o buttate ottenute come semplice barriera fisica. Questo è un altro motivo per cui per la cittadinanza in generale sarebbe più, o diciamo, utile avere queste qua chirurgiche che comunque appunto non hanno Certo. questo difetto. Quindi il mio consiglio è se, come credo, la maggioranza delle persone non devono uscire tutti i giorni di casa perché non lavorano, sono chiuse a casa, insomma, non devono fare la spesa tutti i giorni, hanno commissioni. Il mio consiglio è riporre la mascherina in un luogo riparato, che non venga, diciamo, toccata da nessuno, così, per tutti i giorni che servono fino alla prossima uscita. Almeno 3-4, ho suggerito. Ed evitare quindi di metterla a contatto con solventi. Se noi aspettiamo 3-4 giorni non c'è neanche bisogno di metterla a contatto tendenzialmente, perché ovviamente qua Perfetto. la vediamo a vista, quindi non c'è bisogno, lo dico io, ma bisognerebbe fare dei test per dirlo. Certo. Se non abbiamo bisogno di usarla subito, lasciarla e riporla lì. Se ovviamente dobbiamo usarla subito, perché pensiamo al personale che lavora in farmacia e ha poche mascherine, Le attività commerciali, le attività certo, centri commerciali, chi. commerciali. Esatto, chi magari assiste degli anziani o delle persone e quindi ogni giorno deve O andare, in quel comunque anche in futuro, voglio dire, la quando fase dovremmo di uscire? convivenza col virus, alla fine magari riapriranno anche altre attività e ogni Certo, giorno dovremo andare al lavoro. Quindi in quel esattamente. caso. In quel caso, se si è fortunati e si ha più di una mascherina, si cerca di dargli la rotazione. Quindi, Sì. se ne abbiamo due o tre, cerchiamo di usarne ogni giorno una diversa.
Altrimenti possiamo provare con questi benedetti, diciamo, effluvi di alcol, cercando di bagnare il meno possibile la mascherina, perché il nemico principale di queste mascherine qua è principalmente l'umidità, diciamo, l'acqua e l'umidità. Questo compromette la loro capacità filtrante. Quindi, anche per questo motivo c'è chi invece di intingere la mascherina nell'acqua e alcol o nell'alcol fa questi effluvi di alcol che non si sa bene appunto quanto siano efficaci, Purtroppo, perché sì. bisogna vedere quante molecole di alcol, se Certo. basta il vapore di alcol, così. Sperando che per quando noi usciremo da questo isolamento stretto, l'Italia sarà riuscita a fare un, diciamo, approvvigionamento di queste benedettissime mascherine, quindi riusciremo diciamo, ad acquistarne di più, ad averne più di una in casa per ciascuno, in modo appunto da poter dare questo giro. Altrimenti un'altra possibilità, che secondo me forse è più utile ancora, è al di là, se uno ha già una mascherina in casa va bene, ma magari cercare di ottenerne di più di cotone. Dirò un'eresia, nel senso che le mascherine di cotone, anche quelle fai da te, non hanno nessun tipo di studio scientifico dietro, quindi si basano su una logica, nel senso che ovviamente una barriera fisica davanti al volto, almeno le goccioline più grandi, dovrebbe schermarle. La maggioranza dei tessuti ovviamente non ha una trama sufficientemente fitta e un filtro sufficientemente filtrante appunto per schermare tutte le goccioline o la gran parte delle goccioline, quindi veramente si tratta di una soluzione di ultima spiaggia. Non stiamo parlando di un dispositivo di protezione individuale, ma piuttosto che diciamo, togliere mascherine da chi ne avrebbe bisogno o utilizzare la stessa mascherina per tanti giorni di fila, che rischia comunque di incubare batteri e altre schifezze, quindi comunque non è sicura per la nostra salute, piuttosto forse è meglio dare il giro con delle mascherine di cotone che dobbiamo tenere presente, non sono sicure come queste mascherine, quindi molta attenzione, e questo ribadiamolo sempre, alla distanza e a lavarsi le mani, che sono le due armi principali, sempre, molto più delle mascherine. E così queste si possono lavare in lavatrice tranquillamente, almeno ne abbiamo una pulita ogni giorno e appunto non ci mettiamo vicino al naso cose veramente ormai sporche che insomma ci rischia di prendere qualcosa a livello respiratorio solo per il fatto che giriamo con una mascherina che doveva essere buttata 10 giorni prima, ecco. Assolutamente, assolutamente. Quindi, no, questo è molto importante perché qui praticamente ci troviamo anche nella difficoltà di capire poi come dobbiamo convivere anche con il virus, cioè le regole che diamo oggi devono essere valide anche fra un mese quando magari verrà riaperta qualche attività in più e quindi le persone si troveranno ogni giorno ad avere la necessità di utilizzare queste mascherine. Invece, per quanto riguarda le mascherine lavabili, ci chiedevano nella chat, lì come facciamo? E soprattutto, quali invece non possono essere messe in lavatrice? Vogliamo spiegare bene? Allora, le mascherine, queste qua a uso sanitario, quindi le FFP e la chirurgica, non si possono lavare, tantomeno in lavatrice, ma comunque in generale non sarebbero lavabili. Le mascherine in cotone, ovviamente sì, a seconda di quello che dice il produttore, nel senso che, come dicevamo all'inizio, adesso c'è un proliferare di mascherine diverse. Non tutte sono in cotone, alcune sono in altri tipi di tessuti, alcuni produttori anche loro hanno cercato di mimare un pochino la composizione delle chirurgiche utilizzando tessuti non tessuti, quindi a seconda di quello che si acquista o si realizza con il materiale che si ha in casa, bisogna stare attenti alla composizione e vedere se appunto è lavabile o meno. Tendenzialmente quelle che facciamo in casa, se le facciamo in cotone, sono tranquillamente lavabili e a quel punto lì ovviamente è meglio lavarle in lavatrice, magari a una temperatura più alta se si riesce, e c'è chi anche per esempio si è ingegnato a stirarle dopo se sono in cotone tranquillo, perché ovviamente il calore anche lì si spera che elimini eventuali virus o quant'altro. C'è da dire che già il lavaggio in sé dovrebbe essere abbastanza stressante per il virus da eliminarlo senza problemi. E come disinfettante dobbiamo mettere qualcosa oppure non Ma occorre? se si usa acqua e sapone, in teoria già il sapone in sé dovrebbe Ok. distruggere il virus, la capsula del virus. Se uno poi si sente più sicuro ad aggiungere il disinfettante alla lavatrice, va bene, va bene. L'importante è fare proprio il lavaggio, quello di una certa durata, insomma, con un tensio attivo, quindi un sapone,
e questo è quanto. Benissimo. Ci chiedono se dentro le mascherine in cotone mettessimo dei filtri di tessuto non tessuto, asportabile e cambiabile? C'è chi lo fa, c'è chi lo fa, ovviamente anche qui non esistono studi perché queste sono tutte mascherine fai da te che non sono mai state testate e ovviamente sono molto eterogenee fra di loro. Probabilmente è meglio che mettersi il cotone da solo, così come avere una mascherina in cotone con più strati di cotone è meglio che avere uno strato solo. Quindi sono tutte soluzioni di buon senso che purtroppo ovviamente non ci danno nessuna garanzia, quindi in qualsiasi modo noi la facciamo, teniamo presente di rispettare la distanza, perché quando mettiamo queste mascherine lo facciamo per aggiungere una cosa in più. Dobbiamo sempre comportarci come se noi la mascherina non l'avessimo. E questo vale anche per le mascherine normali, perché come dicevi tu all'inizio, si tende sempre a pensare ho qualcosa davanti alla faccia, sto meno attento. Anche in consultamente non è che è un pensiero razionale questo. Il problema è che in realtà la distanza è quella che conta, specialmente quando abbiamo questo tipo di mascherine fai da te di cui non sappiamo dire nulla al momento. Quindi veramente mettiamocele, facciamo anche del nostro meglio, magari aggiungendo questo strato di tessuto non tessuto. Addirittura io ho sentito una mia collega che appunto lei non ha mascherine in casa, se l'è fatta da sola in tessuto. Ha fatto anche lei questa tasca con lo strato interno e si è cucita sul naso uno di quei ferrettini che servono per chiudere i pacchi del pane, dei biscotti, quelli così, perché Geniale. questo le dava la possibilità Certo. di adattarla sul volto. Quindi veramente si stanno vedendo delle soluzioni da MacGyver in questo momento, Bellissimo. pazzesche. Ovviamente non ci sono degli studi, quindi facciamo del nostro meglio per ricordare, è come se non avessimo niente davanti, anche se magari qualcosa fanno, non lo possiamo sapere. Certo, diciamo che noi mi chiedono se la metterò su YouTube. Sì, la metterò su YouTube per chi l'avesse persa vuole riguardare, però noi abbiamo detto, e lo dicevo proprio mentre ti aspettavamo, che in realtà le linee guida dell'OMS non sono cambiate e dicono che in realtà le mascherine non servono a tutta la popolazione, ma le dovrebbero portare o i sintomatici o i sanitari, eccetera, eccetera. Però, siccome purtroppo ci troviamo che alcuni comuni le impongono, alcune regioni le impongono e alcune persone si sentono più tutelate, ci sembrava giusto dare questo servizio di informazione. Ora, diciamo, abbiamo chiarito come indossarle, come toglierle, anche come disinfettarle e anche come crearle in parte, perché ci hai dato qualche Qualche spunto e spunto. ti volevo chiedere. Tu prima hai detto i raggi che vengono utilizzati, le lampade che vengono utilizzate per fare le unghie, quelle non vanno bene per disinfettare le mascherine. E ok, perfetto, strumento accantonato. Invece ci sono degli strumenti, delle lampade che possono essere utilizzate? Ti faccio un esempio, a casa magari qualcuno potrebbe avere delle lampade abbronzanti, quelle invece. Ma allora, dipende sempre dal tipo di raggi UV che emettono. Tendenzialmente anche quelli non dovrebbero emettere raggi UVC perché appunto quelli sono i più tossici di tutti, sono cancerogeni, quindi penso che anche le lampade domestiche non ne Ed è emettano. pericoloso fare una lampada con quelle. Esatto. Non so se le lampade domestiche possano emettere una parte di UVB. E quelli hanno un certo potere mutageno, perché allora l'idea dietro il fatto che i raggi UV uccidano i germi è perché creano delle mutazioni nel DNA, inducono delle mutazioni del DNA e quindi portano a morte la maggioranza di questi microrganismi. I raggi UVB tendenzialmente sono una minoranza di quelli che ci arrivano dal sole. Possono essere presenti, non sono sufficienti come, diciamo, quantità e intensità per uccidere, cioè per uccidere velocemente o comunque, insomma, essere utilizzati a scopo di disinfezione. Io credo che quindi le maschere, le lampade abbronzanti non siano sufficienti allo scopo. E nel senso, non le consiglio per il fatto che magari uno poi le usa e pensa di essere al sicuro perché ha passato la mascherina sotto la lampada abbronzante e in realtà ha fatto poco o niente. Esistono delle lampade UVC, ci ragionavamo ieri con anche Stefano Bertacchi, domestiche, rare, nel senso che si tratta o di strumenti per la disinfezione appunto delle forbicine, delle tronchesi nel caso di estetiste e così via. Sentivo che qualcuno aveva delle lampade UVC in casa, germicide per gli acquari,
Il mio consiglio però è, va bene quasi quasi la lampada dell'estetista se uno ce l'ha già a casa. Adesso non fate tutti scorta di lampada dell'estetista perché sennò qua non ne usciamo e non è necessaria perché non tutti noi abbiamo bisogno della mascherina tutti i giorni, quindi veramente non c'è bisogno di fare questa corsa alla disinfezione. Non modificate o utilizzate queste lampade per scopi diversi da quelli che sarebbero stati fatti dal produttore, perché sono comunque dispositivi che possono essere anche pericolosi, cioè con gli UVC ci si scotta, ci si ustiona, succede anche in laboratorio, si rischia di danneggiare del materiale e di farsi del male noi stessi, quindi è un rischio che non vale la pena, non vale la candela questo gioco qua. Quindi piuttosto veramente aspettiamo con la mascherina o piuttosto rischiamo l'integrità della mascherina con l'alcol, piuttosto che ustionarci noi o farci del male. Ecco, questo mi sento, è un consiglio che mi sento di dare. Sì, no, anche perché volevo velocemente approfondire un attimo, ma per curiosità di tutti, questa questione del fatto che dobbiamo comprendere che più uno strumento è utile per la disinfezione delle mascherine, più è pericoloso se lo utilizziamo su di noi, perché, come dicevi tu prima, il principio è esattamente lo stesso, cioè praticamente questi raggi vanno a colpire il DNA, o nel caso del coronavirus è un virus a RNA, quindi l'RNA. E che cos'è? Molto semplicemente, è un codice di istruzione, potremmo dire, perché viene colpito, perché nel caso del virus viene distrutto e nel caso nostro invece ci potrebbe provocare un tumore. Perché semplicemente queste istruzioni che poi dicono alla cellula che cosa deve fare la cellula, se cambiano, immaginate che sono una sequenza di lettere. Ebbene, se io scrivo cosa e invece mi salta una lettera e esce scritto casa, cambia il senso della frase. Allo stesso modo, se nel DNA viene colpita la sequenza e mi salta una lettera, viene cambiata, eccetera, eccetera, allora io mi trovo a leggere un'istruzione diversa. Nel caso di una cellula, questo può tramutarsi in un cancro, nel caso di un virus, può significare che muore. Quindi, diciamo, muore, insomma, non è un organismo vivente, però insomma significa che non ci colpisce più. Quindi, se nel virus ha un effetto che noi definiremo positivo, viceversa significa che è estremamente pericoloso per noi. Questo è veramente molto importante Sì. da chiarire. Ci scrive Gianlu, chiedi dell'ozono per disinfettare come propongono le lavanderie. L'ozono. Ecco, questo ancora anche a me risulta ancora che non sia stato testato neanche questo, cioè che non ci sia uno studio che diciamo, definitivamente prova che l'ozono è utile per la disinfezione di queste mascherine contro il coronavirus. Anch'io l'ho visto spesso, diciamo, girare come proposta. Diciamo, è meglio sicuramente che intingere le mascherine in qualcosa. Mi lascia un po' perplessa sull'utilità, anche lì bisognerebbe vedere, bisognerebbe farci degli studi su. Io piuttosto che spendere, perché si tratta di trattamenti, immagino con un costo, io piuttosto che spendere, appunto, tenderei ad aspettare con queste mascherine qua. Sono tutte cose che dico per chi tendenzialmente sta a casa. Mi rendo conto che per chi deve uscire a lavorare, si parla di un rischio maggiore, Certo. quindi uno magari le vuole anche prendere in considerazione, è disposto a spenderci qualcosa. Io ripeto, le evidenze scientifiche sono queste, poi ognuno è libero di provare sapendo che appunto non c'è una evidenza dietro e nell'ambito del restare al sicuro, perché per esempio ho sentito di tanti che disinfettano la mascherina praticamente facendoci un'immersione di ammuchina e sono aumentate infatti le intossicazioni da parte di disinfettanti e ammuchine cose di questo tipo. Quindi non esageriamo con il voler disinfettare queste mascherine, rimaniamo comunque nell'ambito della sicurezza. Purtroppo più di Assolutamente. così noi uomini e donne di scienza non possiamo dire perché veramente non esistono dati, per cui Sì, in prenderemmo in effetti, giro cioè, le persone. stiamo andando veramente in un campo che non conosciamo, è la prima volta, quindi ci vuole del tempo e magari in futuro racconteremo un po' la scienza perché è lenta. Ecco, secondo me questo lo dobbiamo raccontare bene, proprio perché è scienza, perché non è che la scienza fa un'ipotesi e senza dimostrarla dice ok, è andata, secondo me è logico che sia così e quindi va bene.
Proprio perché è scienza, proprio perché quello che ci dice poi ha un senso, ma soprattutto è stato testato, dimostrato, è stato verificato, controllato, e proprio perché è così ci vuole un po' di tempo, quindi dobbiamo lasciarvi il tempo di lavorare. Intanto chi avesse le ultimissime domande, scrivetele e volevo però sottolineare alcuni passaggi che hai fatto che secondo me sono veramente fondamentali. Prima di tutti, quello di considerarci non protetti, anche con le FFP3, anche con i guanti, la tuta dell'omino Michelin, il casco da astronauta, consideriamoci non protetti, perché se ci consideriamo non protetti, non abbassiamo le difese e rispettiamo ciò che veramente è importante, non toccarci il viso, stare attenti alle altre persone che devono stare a distanza di sicurezza e lavarci spesso le mani. Ecco, queste sono le raccomandazioni veramente importantissime e aggiungerei, però questa va presa con le pinze, cioè dobbiamo capire bene l'atteggiamento mentale, consideriamo tutti potenziali infetti, però senza colpevolizzare. Cioè, non dobbiamo colpevolizzare minimamente chi dovesse ammalarsi, può capitare a me, può capitare a chiunque, non è una colpa, non è che uno ha sbagliato qualcosa se si è ammalato, è una persona che purtroppo ha una malattia. Quindi senza colpevolizzare e aiutando chi dovesse essere in difficoltà economiche piuttosto che di salute, però consideriamo tutti infetti e quindi stiamo più attenti alle distanze di sicurezza. E a non lasciarci andare. Ecco, io ora sono dentro casa, sono al sicuro, ho le mani che ho lavato, non ho nessuno attorno a me, eccetera, quindi magari mi lascio andare, rifletto, ti guardo, tocco la barba, così. Però se stessi fuori, tutte queste comodità non me le posso permettere. Ecco, quindi io volevo ricapitolare questo e ora leggo le ultime messaggi. Le ultime domande, scaldare le mascherine può essere un possibile metodo? Le possiamo mettere in forno le mascherine? Allora, ci sono scienziati che stanno in questo momento facendo dei test per vedere a quali temperature il virus si inattiva. C'è chi ha detto che a 56 gradi, a 70 gradi, insomma, ci sono diverse ipotesi. Questi stessi scienziati però hanno detto non fatelo a casa, perché un conto è farlo in laboratorio con test specifici e strumentazioni specifiche. Un conto è mettere la mascherina nel forno dove tendenzialmente il materiale si rovina e si perde la capacità filtrante. Quindi non vogliamo buttare, Ma poi diciamo, i immagino gli bambini nell'acqua incendi sporca. domestici a go-go proprio. Sì, cioè io veramente eviterei di fare queste cose, volendo, diciamo, uno. Ma no, neanche. Io veramente eviterei perché non possiamo sapere qual è l'effetto sulla mascherina. E con Quindi, l'aria calda del phon? stessa cosa, cioè anche lì si rischia, a parte di incendiare la mascherina, ma si rischia veramente di danneggiarla e quindi di non ottenere l'effetto sperato. E tra l'altro, stessa cosa vale anche per chi ha proposto, almeno a me hanno proposto, di mettere la mascherina in freezer. Quindi l'altro principio, congelare, perché sembra che questo dannatissimo virus sia pure molto resistente alle basse temperature, anche sotto lo zero. Non si sa quanto, però si sa che, diciamo, resiste anche a temperature basse. Per cui, in teoria, a parte che anche il freddo potrebbe danneggiare la mascherina, soprattutto se poi si forma della condensa, insomma, si congela parzialmente, ma al di là di questo non è detto che neanche in quel modo il virus venga eliminato. Bene, eventualmente per quanto tempo sono da tenere nelle lampade da unico tecniche? Ecco, questo non lo so dire perché è abbastanza tecnico. Io direi, se uno ha le indicazioni di come usare la lampada per la strumentazione con cui normalmente la si usa, quindi le attrezzature da onico tecnico, appunto, io direi più o meno la stessa tempistica, perché dipende molto dalla lampada, dalla dimensione, dalla sua emissione, insomma, dalle specifiche della lampada. Quindi io direi di basarsi sulle istruzioni del produttore. Ovviamente facciamoci molta attenzione inizialmente perché un conto è sterilizzare le piccole attrezzature in metallo che di solito si sterilizzano, un conto è la mascherina, quindi facciamo un attimo di attenzione. Perfetto, esporre mascherine al sole ne abbiamo parlato, visto che molte domande riguardavano cose che abbiamo già detto prima, quindi
io adesso salvo la diretta, poi la caricherò su YouTube, la metterò nella Instagram TV, così la potrete rivedere e se qualcuno, insomma, ve lo dovesse chiedere, la potete condividere con loro. Però ora devo davvero ringraziarti perché ci hai dato un'ora intera di corso di formazione su come si utilizzano le mascherine. Ora siamo pronti ad entrare in un laboratorio di virologia perché veramente sei stata gentilissima, disponibilissima e proprio chiarissima. Quindi io veramente ti ringrazio per la tua Mi fai disponibilità. arrossire. No, veramente non sono un'esperta di mascherine, io l'ho messe veramente per tanti anni, quasi tutti i giorni. Volevo solo concludere con una piccola cosa, a Sì, parte ringraziarti tantissimo per il tempo e lo spazio. figurati. Veramente non fossilizziamoci sulle mascherine, perché adesso stiamo perdendo veramente tanto tempo a livello di dibattito pubblico su queste mascherine. Secondo me la soluzione per uscire tutti da questo impasse non saranno tanto le mascherine, ma delle soluzioni un po' più importanti che riguarderanno i test, riguarderanno le misure che verranno messe in campo. Quindi, come dicevi tu, al di là di non colpevolizzare, diamoci la giusta attenzione a queste mascherine. Quindi attenzione a usarle bene, ma non, diciamo, stressiamoci troppo su queste benedette mascherine. Ricordiamoci le due regole più fondamentali e cerchiamo di mantenere una certa serenità anche con questi dispositivi. Bene, io non so se lo vedi, ma stai ricevendo una marea di cuori, di grazie, insomma, e credimi, tantissime persone avevano attivato la notifica per vedere questa diretta, quindi veramente avevano molta voglia di avere le tue spiegazioni e quindi grazie davvero per essere stata qui. E poi se non sei esperta tu che l'hai messa per tutto questo tempo, scusa, ma chi è esperta? Assolutamente. Guarda, ho quasi messo la mascherina di più in questi giorni che durante il mio dottorato. No, questo non dircelo. Scherzo, ovviamente. Bene, grazie, grazie di cuore e non Grazie è l'ultima volta che faremo questa diretta perché in realtà abbiamo in programma di raccontare qualche altra cosa. Quindi teniamoci in contatto e voi continuate a seguirci perché presto Agnese ci parlerà di qualche altra cosa. Grazie davvero, Agnese. A voi, presto. grazie a te. Ciao, a Ciao ciao. presto.